scultura e fotografia. La suggestione che la scultura di Michelangelo ha suscitato nella fotografia e nella pittura dall'Ottocento ad oggi è rievocata in una mostra allestita alla Galleria dell'Accademia di Firenze in occasione dei 450 anni dalla morte di Michelangelo Buonarroti, in collaborazione con l'Accademia del Disegno e Fratelli Alinari. Riconoscere Michelangelo a Art Connections. Il titolo ha voluto proprio giocare sul significato multiplo che può avere la parola riconoscere, che può significare anche ammettere, legittimare, individuare, rendere omaggio. E su questo tipo di significato noi abbiamo costruito il percorso narrativo ed estetico di questa mostra, che affida allo sguardo e alla creatività di pittori, scultori e fotografi in 130 opere, appunto quali sono quelle che contenute dalla mostra, la visione della scultura di Michelangelo attraverso diversi occhi, diverse interpretazioni, ovviamente seguendo un percorso anche storico e critico che vede le prime immagini di documentazione fotografica dell'opera di Michelangelo, come quella, la prima in assoluto, scattata nel 1847 da una donna, Amélie Guillot-Saguet, al Musée di San Pietro in Vincoli, fino ad arrivare alle ovviamente concettualizzazioni dell'arte contemporanea, con ad esempio l'opera che Luca Pignatelli ha generosamente voluto realizzare appositamente per questa mostra. Quello che ha caratterizzato gli esordi della fotografia, cioè la capacità di diffondere l'immagine portandola lontano dal luogo originario, ha dato l'impressione di essere un grande strumento di documentazione, e lo è stata, di informazione addirittura dal punto di vista visivo, però era anche una grande illusione. In realtà ogni fotografo fin dall'inizio ha interpretato l'opera d'arte, conferendo, come diceva, valore speciale all'illuminazione o alla volumetria o alla posizione o all'intorno, al contrario all'estrazione e all'isolamento di un particolare specifico. Quindi attraverso processi interpretativi via via più soggettivi assistiamo a una sorta di scomposizione e ricomposizione attraverso la fotografia, che di volta in volta ci presenta ambienti sereni e governati dalla razionalità della prospettiva, o piuttosto invece particolari addirittura insospettabili, ora affilati, ora ruvidi, parlando della scultura di Michelangelo, ora esatti, ora del tutto invece affidati alla informalità del blocco appena intaccato dall'opera dello scultore, e quindi ci consegna davvero opere di nuova arte creata sulla base dell'arte tradizionale di Michelangelo. Fotografie che guardavano come documentarie ovviamente sono quelle di anni più antichi, oppure quelle che servivano agli storici dell'arte, che chiedevano espressamente a un fotografo con cui avevano un rapporto diretto, ed è il caso per esempio di Berenson con Finn, di lavorare seguendo il loro processo mentale per ottenere immagini che rispondessero in fondo a idee e a gusti già radicati nello storico dell'arte. Talvolta, ed è questa la pagina poi più interessante, il fotografo è riuscito a proporre a sua volta invece una visione così innovativa e così inattesa da parte dello storico dell'arte da far cambiare opinione allo storico stesso. La fotografia è il mezzo attraverso il quale cominciano nell'Ottocento a circolare le immagini, che si trattasse di ritratti di persone o di opere d'arte. La grande rivoluzione della fotografia è quella della fruizione multipla, e quindi della circolazione dell'immagine riprodotta appunto attraverso la fotografia. E le opere d'arte hanno contribuito in maniera essenziale al catalogo e al repertorio del fotografo e del suo commercio.
Il Davide sicuramente è un caso abbastanza emblematico, in quanto, come abbiamo dimostra il primo quadro che apre la mostra, questa veduta della piazza del Granduca, in realtà il Davide fino agli inizi dell'Ottocento era assolutamente marginale come scultura rispetto all'importanza invece che veniva data alle opere sotto la loggia delle Anzi, il Bacio Bandinelli piuttosto che del Verrocchio e così via. Il Davide diventa soggetto primario non solo perché a un certo punto verso il 1849 ci si accorge, l'intelligenza fiorentina si accorge che in realtà stava subendo dei danni quell'opera per essere stata esposta alle intemperie per così tanto tempo e quindi va alla ribalta delle cronache, ma anche perché si comincia a fotografarlo individualmente. Gli Alinari scattano nel 1852 una bellissima immagine, in particolare Leopoldo Alinari, il fondatore che realizza questa immagine, del Davide costretto sotto questo baldacchino ligneo che lo protegge dalle intemperie, da lì a pochi mesi appunto collocato, ma ne esce già tutta la potenza di questa scultura, in questi forti contrasti di bianco e nero con il fondo del bugnato del Palazzo Vecchio. Da quel momento il Davide diventa comunque il soggetto per tutti i fotografi, interpretato in diversi modi, con diverse angolature, punti di vista, ma poi soprattutto quando passa all'interno della galleria dell'Accademia e quindi diventa oggetto di musealizzazione, quindi perde il suo ambiente naturale ma viene consacrato oggetto da museo e quindi già elevato a un grado diciamo di valore superiore rispetto al resto, diventa appunto un susseguirsi sempre più di riletture da parte dei fotografi nel Novecento, appunto con una sua lettura anche differenziata nei vari dettagli, il dettaglio della testa, il dettaglio delle braccia e così via, ma poi dopo è il pubblico stesso, il contemporaneo che incomincia a far circolare milioni, miliardi di immagini e addirittura si perde forse la coscienza dell'unicità del capolavoro stesso da questa moltiplicazione. E la fotografia realizzata da Struss nell'Accademia nel 2008 che qui abbiamo esposto ne è l'esemplificazione, cioè non esiste più l'immagine del Davide nel quadro, nella sua inquadratura, ma solo il pubblico che guarda il quadro, quindi la presenza-assenza di Michelangelo in questo caso. Tra i dipinti, una veduta di Piazza della Signoria del 1853 di Carlo Ferrari. Un quadro del 1853 di un artista veronese che di passaggio a Firenze per recarsi a Roma prende degli appunti e da quegli appunti eseguirà poi un quadro di grandi dimensioni che rappresenta la Piazza del Granduca, oggi Signoria, dove nella confusione di una piazza popolatissima e in una sorta di repertorio museale, facendo proprio grande attenzione alla descrizione di tutte le statue che stanno sotto la loggia dei Lanzi e sull'arengario di Palazzo Vecchio, per la prima volta si vedono una coppia probabilmente di turisti e un giovane artista che fa un disegno dal Davide di Michelangelo. Io credo che ogni immagine racconti qualcosa o sorprenda appunto per l'innesco di una riflessione che finora non sia stata fatta. Io stessa, che non solo ho la responsabilità della sagrestia nuova nelle Cappelle Medicee, ma la conosco, l'ho studiata, e tuttavia di fronte alla grande immagine che qui ce la presenta in una maniera molto originale, mi rendo conto dell'importanza del pavimento a scacchiera obliqua in grado di 45 gradi bianco-nera e delle guide di pietra scura che attraverso quel pavimento convogliano la visuale verso le tombe dei Medici, verso l'altare, verso la Madonna dei Medici, una guida prospettica della quale non ci si rende conto quando quel pavimento lo calpestiamo. Una possibile lettura della mostra sta anche nel riconoscere nell'eredità che Michelangelo ci ha lasciato una inesauribile fonte di ispirazione per i contemporanei ancora oggi.